di tre round valevole per il vacante campionato mondiale Master WKF divisione 70 kg. Arbitro d'incontro è il signor Marco Gallarati da Como. All'angolo blu, con un record formato da 6 incontri disputati, 5 vittorie ed una sconfitta per lui, è il co-sfidante al campionato mondiale Master WKF disciplina low kick divisione 70 kg per il club ermano da Murcia, Spagna, Fami Younes. Contro di lui, all'angolo rosso, con un record formato da 10 incontri disputati, 8 vittorie, una sconfitta ed un pari per lui, è il co-sfidante al campionato mondiale Master WKF disciplina low kick divisione 70 kg. Poliedrico atleta businessman che mette alla prova sul ring l'autorevolezza che ha sul mercato dei capitali e come avvocato d'affari. Senza paura e con l'ormai noto coraggio e ardimento per il team Kick and Punch da Roma, Italia, Michele Briamonte. Ed ora è arrivato il momento di ascoltare gli inni nazionali. Iniziamo con la Marcia Real, l'inno nazionale spagnolo per Fami Younes. Applauso per l'inno nazionale spagnolo. Ed ora per Michele Briamonte risuona nel Teatro Principe di Milano l'inno di Mameli. Ed eccoci qua, si comincia, finisce il tempo delle parole e cominciano le leggi del ring. E qua oggi vediamo le vesti di un grande combattente, ma che in realtà di solito veste le vesti di un avvocato di grande successo, un avvocato che fa convergere i punti comuni di sport e professione di giurisprudenza. Queste soft skill che sono l'addestramento costante, il senso di sacrificio e lo studio che meritano i nostri sport, lo studio che meritano rispetto alle leggi, lo studio che meritano le leggi, quindi un continuo aggiornamento. È bello vedere Michele che non è la prima volta che commento dei suoi incontri e per me è un grande anche stimolo sempre a dare di più nella mia vita personale,
perché vedere una persona che ha problemi economici, ma anzi semmai ha problemi di tempo, cimentarsi in questi sport, mettere ardore e sacrificio da tanti anni, continuare a farlo a un'età che non sono più di 20 anni e che risponde in interviste a 40 anni inizia la vera vita, come a dire, non si è mai vecchi, anzi si è sempre giovani per cominciare o per continuare quello che ci piace. È un grande monito per tutti i giovani di oggi che ci ascoltano da casa e anche non giovani, perché la vita va presa in mano e va, come si fa sul ring, portato il risultato a casa. Portare il risultato a casa non vuol dire vincere sempre, vuol dire anche perdere e rialzarsi, oppure vuol dire aver subito appunto delle sconfitte e tornare più forti di prima. E vincere dopo che si è perso, dopo dei momenti difficili, è una cosa più bella che ci può essere. Oggi qua vediamo due atleti che si scontrano, che sono completamente differenti come cultura, come probabilmente lavoro e come tante altre questioni di a livello di qualità di propria esistenzialità all'interno della società. Eppure, nonostante questo, entrambi loro indosseranno dei guantoni che li porteranno a scontrarsi con le stesse medesime regole. Non ci sono vantaggi o svantaggi, c'è un peso da rispettare e dopodiché ci si adegua al regolamento per portare a casa il risultato. È una poesia totale, è la poesia del ring. Viva la kickboxing, viva il pugilato, viva gli sport da ring. L'angolo blu è pronto e scalpita. L'angolo rosso, Briamonte, stanno facendo gli ultimamenti dei guantoni. C'è attesa per questo titolo, c'è una bella parterre da parte di Michele, di diversi amministratori delegati di aziende, di amministratori di consiglio di amministrazione abbastanza importanti, quindi è un match sentito qui al Teatro Principe. Ricordiamo il Teatro Principe, scenario di cinema e non solo da anni, quindi è una grande cornice che hanno ristrutturato ed è bello vederlo così attivo e vivo, pieno di emozioni. Considerate anche che l'avvocato Briamonte, per lui è qualificante lo scopo di prevalere sull'avversario in una situazione data nel rispetto però delle regole dell'ingaggio, con la considerazione dell'avversario che è come un canone di deontologia, che vuol dire che di fronte a lui, di fronte quando si combatte, si ha di fronte in realtà la parte più debole di se stessi. Quando si vince non si vince contro l'avversario esclusivamente, ma si vince contro la parte debole di se stessi alla quale abbiamo voluto far vedere, tirare fuori la nostra parte caratteriale. Ultimo all'angolo vediamo Angelo Valente e Lino Guaglianone nel team Kick and Punch. Sono tre riprese sulla distanza, tre riprese da tre minuti. Angolo al centro, ultime raccomandazioni dell'angolo, dell'arbitro, scusate. Stiamo per cominciare. Anche questo incontro appunto è da professionista, quindi senza i paratibi e senza il caschetto, quindi sono colpi duri, impattanti. Si parte, prima ripresa, parte subito Michele, due low kick sulla gamba avanti, tre low kick, adesso anche un buon middle, un altro middle, buono Michele. Quinto lo kick interno, sembrano buono, prova il girato ma va vuoto, sembrano dei calci che posso a primo viso non far male, ma vi assicuro che la tibia sul quadricipite interno della gamba sono calci che a lungo andare possono bloccare il muscolo. Ancora buono lo kick, l'angolo blu sta accusando questa irruenza di Michele. Valente all'angolo chiama il gancio sinistro. Ancora buono, lo kick in destra, sinistro, destro. Adesso risponde l'angolo blu e metto un middle kick destro. Manda a volo avversario l'angolo di Michele e rientra un low kick parzialmente, ma ha fatto un buon movimento di classe. Michele prova a trovare la distanza. Questa è una delle cose più difficili nel primo round, è quello di trovare la distanza a entrambi gli atleti. Buono ancora lo kick. Buono lo kick, buono adesso un gancio sinistro che è entrato molto bene. Prova un calcio ad ascia, non trova distanza e va vuoto davanti al viso. Buono lo kick,
Mentre risponde con un jab sinistro l'avversario. Ancora prende un low kick duro. Cambia guardia l'avversario, angolo blu. Buono il middle destro. Sono 2 minuti le riprese, di non 3 da 3 ma 3 da 2 visto che è un titolo master. Finisce la prima ripresa. Ma Michele ha sicuramente dato tanto. L'avversario è riuscito ad entrare con forza due colpi. Michele è stato incisivo con diversi colpi. Ha rotto il ghiaccio nella maniera migliore che poteva, senza infierire troppo e senza soprattutto perdere energia e fiato, ragazzi. Considerate che di solito quando si vuole infierire, quando si sta per infierire, una delle cose più classiche è vedere che si sta infierendo sull'avversario e dare il tutto per tutto o provare a finire il match, perché si pensa che si sta infierendo appunto finanti appunto da riuscire a mettere KO l'avversario, ma in realtà non riuscendoci poi si è perso tantissime energie e si mette a repentaglio il match. Quindi non è facile gestire la voglia di vincere e allo stesso tempo capire quando dover infierire. Raccomandazione degli angoli e si riparte per la seconda ripresa. Quel minuto a volte si vorrebbe che non finisse mai, ma in realtà finisse e si ritorna a combattere, combattendo le proprie paure e le proprie durezze a contatto con quelle del proprio avversario. Ancora un frontale, Michele, ancora un frontale adesso. Buono, questo colpo è arrivato al colpo al centro dello stomaco, molto buono quel tallone, presso solare. Fase di studio, Michele abbassa le braccia, riprova con calciaraccia, ancora buono, 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 colpo al plesso solare, con il tallone, l'angolo blu dice di non voler fermarsi, vuole ripartire, ma c'è il conteggio giusto da parte dell'arbitro. Ottimo Michele, adesso aspetta Michele, non avere fretta, non avere fretta, prendi il tuo tempo, buono. Sì, ancora riprova il colpo, lo prende sul braccio, adesso quasi allo stomaco. Il calcio a girare è un colpo che Michele non solo gli piace ma gli riesce, giustamente a portare a conteggio, e quindi lo riprova. Adesso buono che è fermo nella posizione, non spreca energie nel voler concludere il match, è la situazione che enunciavo poc'anzi. Buono adesso il destro e poi jab sinistro. Buono ancora, questo diretto sinistro entra. Lo stava per riprovare, cambiando guardia, sinistro destro, buono. Sinistro, buono, buono, bella scarica. Sta andando spettacolo Michele. L'angolo blu è intimorito. Adesso sembra voler fare azione. Sta cercando le distanze. Buono Michele, lo kick e sinistro non a segno sulla guardia. L'angolo blu è, diciamo che è ben chiuso, non è facile, soprattutto quando una persona, un avversario si muove e non ha punti di riferimento, non è per nulla semplice, perché termine del secondo round. Conteggio da parte di Michele, quindi questa ripresa portata a casa e potrebbe essere addirittura portata a casa di 2 punti, non di un punto solo ma di 2 punti, perché il conteggio fa dare un punto all'angolo che ha inferto il conteggio. In questo caso, avendo vinto anche la ripresa, potrebbe essere 2 punti di distanza, quindi potrebbe essere un 10-8 invece che un 10-9 per fuori Michele, dovrebbe essere un 10-8 a fuori Michele, quindi scusatemi, col conteggio si leva un punto all'altro angolo. Considerate che Michele è stato premiato recentemente come Cavaliere della Repubblica Italiana, quindi ripeto, un avvocato che si mette in gioco rischiando tutto e senza vincere nessuna cifra economica, ma neanche per la vanagloria, ma per la gloria della propria vita, della propria persona, per mettersi alla prova, superando ostacoli che ci porta a conoscere i propri limiti, chapeau. Terza ed ultima ripresa. Michele sembra ben determinato e quasi fresco, come se dovesse fare la prima ripresa, e all'angolo si freme per voler ripartire e per voler ricominciare.
Terza ripresa. Terza ripresa. Lo kick di Michele, ma va a vuoto. Sinistro destro. Lo kick l'angolo blu. Fa un gesto strano l'angolo blu. Finta cambia guardia. Si vedono entrambi il tempo. Qua basta le guardie. Michele cerca di entrare col sinistro destro. Lo kick parte l'angolo blu. Michele adesso si abbassa le guardie. La guardia, ragazzi, è anche per invitare l'avversario a fare azione, a dare fastidio per poter poi colpire improvvisamente. Non c'è il tocco dei guanti, non troppo sportivo l'angolo blu, ma accade anche questo sul ring. Buono lo kick, duro, tibia contro tibia. Ancora riprova sempre la stessa gamba, ragazzi. Buono il girato al fegato. Lo kick è buono al diretto sinistro. Buono adesso lo kick e due colpi di braccia, anche se buono questo lo kick interno, entra molto spesso. Ancora lo kick e due colpi di braccia. Questa sembra una tecnica forse. Ultimi 10 secondi. Buono giro dal corpo, casca ma scivola. Nessun conteggio. Ultimi 3 secondi. Tempo. Fine dell'incontro e abbraccio sportivo fra i due. Adesso aspettiamo il verdetto da parte dei giudici. Vediamo entrare la cintura WKF Master 70 kg. Operazioni di smontaggio delle armature sportive, quindi dei guantoni. Nell'attesa vi leggo una poesia di un grande atleta, che è uno sport fatto di lealtà ma allo stesso tempo di grande brutalità. Ci nasci che lo hai nel sangue, e se hai anche solo per un momento pensato di fuggire da quel destino, hai capito che era impossibile sottrarti a quel bottino. La paura è passeggera e protettiva, ci entri dentro come fosse la tua più grande nemica, ma respirarla è necessario e comprendi essere una catarsi risolutiva. Tempi duri creano uomini forti. E questi duri, il 21esimo secolo. Sentiamo la premiazione adesso. Il generale Caffaro di Sapura Fighting Style vince questo incontro ai punti con decisione unanime. Grande cavaliere della Repubblica Italiana, nonché campione mondiale Master WKF 70 kg. Ecco l'abbraccio per Michele Angiovanente, Lino Guaglianone, la consegna da parte del generale Caffaro, nonché presidente della SAP, a Michele. L'avversario angolo blu esce zoppicante
ripeto, i calci possono sembrare cosa da poco da casa, ma in realtà creano dei danni, come abbiamo visto dal marocchino che lasciava il ring in maniera, diciamo, non troppo stabile. Questo evento è del Team Kick and Punch. Michele, rimani qui, dove vai? Dove vai? Allora Michele, una cintura che ha un sapore speciale, più che altro perché sancisce la tua passione per gli sport da combattimento e soprattutto che sancisce la voglia di mettersi in gioco sempre, di mettersi in discussione nel ring come nella vita di tutti i giorni. Chi mi conosce, grande Valerio, lo sa che cerco sempre di raggiungere il massimo di tutti gli obiettivi in questo sport e la cintura del campione del mondo. Grazie ai miei maestri, Angelo Valente, Massimo Liberati, Lino Guaglianone, ho sempre mirato all'eccellenza. Abbiamo avuto questa opportunità quest'anno del titolo vacante e era anche un modo per dimostrare che non tutto ciò che si fa non necessariamente, diciamo, come unica attività, se si fa con dedizione, attenzione, professionalmente, può dare le stesse soddisfazioni di tante altre cose che facciamo. E per il nostro sport, per me, è un traguardo che mi completa anche come personalità umana. Assolutamente, innanzitutto siamo fieri e orgogliosi che un manager come te, belle parole da parte di Michele, in discussione al centro del ring, all'interno delle 16 corde, possiamo sintetizzare con un semplice volere e potere. Assolutamente, grazie. E poi, grande Valerio, non devi sottovalutare tutti quelli con cui farò accordi, trattative, complesse negoziazioni, dovranno tenere presente questa mia attitudine particolarmente versata e titolata. Michele Briamonte. Grande Michele, parole per nulla scontate, come sempre.